Questa mattina siamo a Sanremo, lungomare Corso Trento Trieste, c'è un'esercitazione congiunta di protezione civile, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, 118 e Croce Rossa, ma per i bambini che cosa viene fatto? È un'iniziativa promossa dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma, con la collaborazione della Regione Liguria e del Comune di Sanremo. È una manifestazione, è una esercitazione che chiude un ciclo operativo che è stato svolto presso le scuole. Gli addetti alla Protezione Civile del Dipartimento hanno dato un programma di studio per i bimbi che hanno un programma interattivo e-learning. Al termine del quale, insomma, era prevista una prova sul campo, una esercitazione, quella che stiamo facendo oggi, dove ognuno, sono 8 isole, e ognuno spiega ai bambini cosa si fa, come si agisce nel momento di una emergenza. In sostanza viene mostrato, diciamo, quello che potrebbe accadere appunto durante un'emergenza, ma anche a livello pratico, i bambini com'è che possono intervenire? Sì, anche a livello pratico, ovviamente ogni stand, diciamo così, ha le sue caratteristiche, insomma il mio è quello del COC, dove è tutta teoria, facciamo vedere le radio, le comunicazioni e spieghiamo cosa fa il centro operativo comunale. Poi gli altri operatori fanno vedere materialmente, insomma, come si usa un'attrezzatura, come si spegne un piccolo incendio o come si usa una motopompa o come si fa rianimazione su un ferito.